The Bid Loft Live Talk. Adesso siamo in compagnia di Mauro Beltrami, division manager della Site. Buongiorno Mauro. Mario, scusa. Ciao, ciao. Buongiorno. Allora, voi siete qui al Tress ID con una strana applicazione diversa da tutte le altre. Io qui vedo un monitor, ci sono delle carte e poi tu hai delle fish e delle carte in mano. Ci fai vedere di che cosa si tratta? Sì, molto semplicemente, guarda, io adesso ti farò vedere. Queste carte sono delle comuni carte da casinò alle quali abbiamo applicato un tag RFID sul dorso. Abbiamo realizzato una piccola applicazione che a questo punto ci mostra qual è la carta che abbiamo messo sull'antenna. La cosa particolare di questa tecnologia è che solo questa ti permette di fare una lettura di tutto il mazzo, quindi a separazione zero e contemporaneamente, e con performance che adesso vedrai. Per cui prendo le carte. Posso? Sì, sì. E queste sono le performance del nostro sistema per poter leggere tutte le carte. Straordinario, le hai riconosciute tutte in un istante. Andiamo a vedere che effettivamente non sia... Ne hai tolta una? Ne ho tolta una. Eccola lì. Hai tolto il 7 di picche. Sì. Confermo. Cioè, l'effetto demo non funziona mai perfettamente. Prova a mettere solo mezzo mazzo, vediamo come funziona. È incredibile, le ha riconosciute all'istante. Esatto. Sì. E le fish lì sottocolorate, questo lo immagino solo per far capire, no? Che il tag, che l'antenna nascosta sotto il tavolo è in grado di riconoscerle. Esatto, queste sono semplicemente dimostrative, per mostrare che c'è dell'energia che viene sviluppata da un'antenna, che in questo caso... Facciamo vedere il tag bene. Eccolo qua. Tipica è l'antenna sulla carta, e immagino che se venisse applicata al gioco del poker non si vedrebbe il tag, sarebbe... Esatto, vedrete diciamo tra poco in televisione questa applicazione, vi faccio immaginare su quale genere di applicazione la potrete vedere, qualcosa che in questo momento riscuote grande interesse. Ok, però io suppongo che il vostro obiettivo non sia soltanto quello di automatizzare il gioco del poker, ma avrete ben altri obiettivi, per esempio? Sì, certamente, questa demo è nata per mostrare alle aziende come si possa utilizzare la tecnologia RFID per gestire i documenti, ma a questo punto non documenti inteso come il faldone o la cartella, ma addirittura ci si può spingere con questa tecnologia fino a tracciare il singolo documento, il singolo foglio. Benissimo, compatibilmente con il costo del tag. Purtroppo sì. Ma i tag stampati, quelli a inchiostro, se ne parla da tempo? Se ne parla da tempo. Con questa tecnologia ci sono delle difficoltà superiori, perché si riescono a leggere i tag impilati essenzialmente anche per una questione di risonanza particolare o non risonanza, diciamo, dei tag tra di loro. Quindi le antenne in questo caso sono ancora più complesse rispetto agli altri tag. Quindi di inchiostri conduttivi per questa tecnologia siamo ancora lontani. Beh, quando arriveranno ce lo farete sapere. Sicuramente, saremo felici di farlo sapere. Grazie per il tuo tempo, Mario, buon lavoro. A te, a presto, ciao.